L'Hoffenheim rischia grosso, ma riesce alla fine a vincere 3-1 perché il Colonia non ha giocato per niente nel primo tempo, anche all'inizio del secondo tempo. Poi, quando c'è stata l'espulsione di Hübner, alla fine il Colonia ha iniziato a giocare. Infatti, ha trovato anche il gol del 3-1, però non ha trovato il gol che avrebbe riaperto completamente la partita e che poi poteva dare anche qualche spunto in più. E poi comunque mancavano due gol per la rimonta completa, ovvero per il 3-3. L'Hoffenheim ha giocato bene, si è meritato sicuramente questa vittoria. Ovvio che quando c'è stata l'espulsione di Hübner, ovviamente bisognava difendersi. Ma cosa è successo sostanzialmente? C'è stata anche l'espulsione nel primo tempo di Bornò dalla parte del Colonia. Quindi possiamo anche dire che la partita è stata condizionata subito perché il Colonia si è ritrovato con un uomo in meno e dunque Baumgartner ha potuto esprimere il suo talento, il suo potenziale. È un giocatore che secondo me verrà cercato da alcune big perché è un giocatore veramente pazzesco, giocatore fortissimo che questa partita mi ha impressionato in una maniera pazzesca. Poi si parla molto molto bene di lui. Ragazzi, ha fatto due gol e un assist sui tre gol dell'Hoffenheim, ha contribuito in tutti e tre Baumgartner, giocatore austriaco che sì, ok, ha fatto la doppietta, bravissimo, complimenti, tra l'altro ha giocato da trequartista, però penso che il suo ruolo sia quello, adesso non lo conosco bene al 100%, però si è espresso in maniera impressionante nel ruolo di trequartista, ma mi ha veramente impressionato. Di più l'assist che ha fatto per il 3-0 segnato da Zuber, terzino sinistro dell'Hoffenheim, ma mi ha impressionato tantissimo l'assist che ha fatto, ragazzi. Io mi ricordo adesso un assist del genere che però era fuori gioco, poi Dybala aveva comunque sprecato quell'occasione ghiotta, ripeto, pur essendo in fuori gioco. Però se cercate Pogba, Juve, Skill, comunque c'è. Cioè, quei classici video che ti fanno vedere le migliori giocate di quel determinato giocatore. Quando Pogba era alla Juve, l'ultima stagione che ha fatto in Juventus Manchester City che finì 1-0 con gol di Mandzukic, io mi ricordo ancora questo assist della Madonna che aveva fatto Pogba. Cioè, praticamente ha mandato al bar con due tocchi, aveva mandato al bar tutta quanta la difesa del City. E bene o male quello che ha fatto Baumgartner. Ha fatto così, pa, pa, e poi passaggio per Zuber che ha fatto, ha fatto ricordare questo grandissimo passaggio di Baumgartner, perché poi adesso verrà ricordato questo assist. E sicuramente anche dopo questa partita Baumgartner avrà sicuramente qualche interessamento da parte di qualche club, che c'era già qualche interessamento, però sta migliorando partita dopo partita, quindi secondo me può fare qualcosa. Ecco, tuttavia il Colonia, tra l'altro, ha sbagliato anche un calcio di rigore con Hut, che al 77esimo poteva, ripeto, portare il match sul 3-2, però non ha sfruttato l'occasione, dunque è stato anche pochettino fortunato l'Hoffenheim. In questo caso, poi il 3-1 segnato da Kainz che è uno dei giocatori chiave di questo Colonia, insieme chiaramente al portiere, all'esterno difensore Horn. E bene o male, Kainz si è fatto vedere anche in diverse partite post-Covid-19. Se non sbaglio, aveva segnato anche col Mainz. Non vorrei sbagliarmi. Comunque, ha già segnato. Non è la prima volta che segna Kainz, sicuramente. Poi adesso voglio farvi vedere anche gli altri risultati, perché l'Union Berlino ha pareggiato contro il Mainz 1-1 con l'espulsione, tra l'altro, per l'Union Berlino, ma non voglio entrare più nel dettaglio. L'Asburgo che pareggia contro il Paderborn per 0-0, partita si può dire deludente, e adesso sto ovviamente interpretando, però le due squadre non diciamo che, come posso dire, non riescono a eccellere in maniera qualitativa, quindi
possiamo già capire da questo 0-0 che sicuramente non è stata una partita divertente. Ma ripeto, non ho visto la diretta gol, ho visto tutta Hoffenheim Colonia, quindi io mi posso basare solamente sui risultati e sulle statistiche. Il Düsseldorf addirittura vince contro lo Schalke 04. Lo Schalke 04 aveva la possibilità di sbancare, di cercare il riscatto. Ecco, la parola giusta è riscatto, perché lo Schalke doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Borussia Dortmund e aveva perso anche la scorsa giornata di Bundesliga, però perde anche col Düsseldorf, che non è una squadra irresistibile, e quindi poteva sicuramente fare decisamente di più lo Schalke 04, che perde un'altra occasione per riscattarsi e continua la striscia negativa per lo Schalke, che perde anche contro il Düsseldorf. E quindi fatemi sapere il vostro commento qua sotto, quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.